Perché qui è importante anche leggere e vedere le foto, però la sensazione che si ha vedendo i posti, vi assicuro che è qualcosa che vi fa capire molte più cose da un punto di vista visivo. Avete considerazioni da Volevo fare fare? una domanda. Prego. Molte sono state le ipotesi inerenti alla pista satanica e all'esoterismo. E volevo chiedere quali sono state, diciamo, i video, comunque, Sviluppi di quel. gli indizi che hanno portato a valutare questa pista rispetto ad un'altra. Allora, questa pista è assolutamente fantasiosa perché negli atti di indagine processuali non c'è assolutamente niente di tutto questo. È una cosa che è stata molto pompata dai giornali e in base a degli input dati da un determinato investigatore. In realtà si andavano a cercare questioni di satanismo, esoterismo su delle basi molto labili, tipo il traccio di vita inserito quando è un qualcosa di estremamente più pratico, cioè nel senso la pianta di vite era lì a fianco, quindi probabilmente l'omicida ha preso un bastone qualsiasi. Altri dati non ce ne sono in realtà, nulla che possa essere riferito a qualcosa di esoterico o satanico. Molto più consistenti sono quelli relativamente al discorso che la letteratura criminologica ci insegna, cioè il serial killer, in questo caso un last murder, che con tante particolarità ha agito fino all'85 e poi ha smesso. E quindi è un'escalation che va dal primo 68, a mio avviso e non solo mio, quasi di tutti. E dove uccide, spara e scappa via perché comunque è il primo e comunque era giovane e comunque è tutto, che non ci dimentichiamo, passano 17 anni tra il primo e gli altri, quindi di solito i serial killer iniziano a una determinata età. Ci sono rari casi tipo Bilancia dopo 40 anni, quanti anni c'aveva? 40 Sì, per questo anni, dicevo, però generalmente. presumibilmente è quella l'età, però nessuno ci può dare una certezza No, matematica perché no. poi dipende dal soggetto, però per come si è evoluta la vicenda, proprio tra la differenza tra il primo e tutti gli altri, lascia intuire facilmente che insomma era Però abbastanza le operazioni che lui giovane. compie sono sempre le stesse, la Sì. separazione che dà. Quindi se io vado a fare un omicidio di questo genere, non lo farò mai come te. Che farai magari, quindi questo ti dice che è sempre la stessa Sì, persona. anche perché possessione e rituale sono i due aspetti più importanti che richiamano ogni Certo. omicidio. Allora, ultime indagini. Dunque, allora qui si andare per gradi. Nell'agosto di quest'anno vi è un rinvenimento per quanto riguarda il delitto di Scopeti, cioè il delitto del 1985 settembre. I carabinieri del ROS che hanno indagato in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, hanno rinvenuto a dicembre del 2015, quindi è una notizia che sappiamo da poco, ma è avvenuta qualche anno fa, l'ha riportata il quotidiano La Nazione, nel cuscino della tenda di Nadine Morio e Jean-Michel Kravechvili, cioè le ultime vittime del mostro, viene rinvenuto un proiettile andato a vuoto, cioè un colpo andato a vuoto, quindi che non colpì nessuno e andò nel cuscino.
Questo è abbastanza inquietante, insomma, verificare che dopo ben 35 anni o giù di lì, qualcuno, cioè al PM venga in mente di fare un, che poi già la perizia dell'epoca lo stabiliva, che mancavano all'appello una o due colpi. Inquietante che appunto viene in mente dopo 35 anni. E questo poi vengono fatte le analisi balistiche con i mezzi attuali, si va a determinare che è stato sparato sempre la stessa arma, perché qualcuno aveva insinuato il dubbio di un'altra arma o comunque di più pistole, mentre invece è questa notizia ci conferma che l'arma usata dall'assassino era appunto una Beretta calibro 22 e non c'erano altre armi, non un high standard o qualcos'altro. E poi altre recenti notizie appunto sono la perizia, e questa è una cosa molto molto attuale, disposta dal magistrato che non è più Canessa ma è un altro, sul bossolo rinvenuto, ricordate, nell'orto di Pietro Pacciani. Nella maxi perquisizione del 92, nell'aprile del 92. E questo io misi in evidenza che già venne spedita nel novembre del 91, quindi prima della perquisizione, una lettera che ne preannunciava un po' a grandi linee. Adesso vado che qualcuno avrebbe cercato di incastrare Pacciani. Dunque è stata disposta questa perizia, il perito Paride Minervini, consulente balistico appunto della Procura di Firenze, dice che questa prova è artefatta, quindi potrebbe essere artefatta. Perché uso il condizionale? Perché è una notizia che riportano i giornali. La Nazione, sempre di Firenze, ha lanciato questa notizia, poi ripresa in realtà da pochi quotidiani.